Salve ragazzi, sono Mr. Amon. Nel 1862 apparve sulla rivista geografica tedesca Globus la sfortunata storia della goletta Jenny. L'autore della storia è anonimo, ma i dettagli sembrano incredibili. L'articolo raccontava della scoperta fatta dagli uomini a bordo della baleniera Hope nel 1840. L'equipaggio della Hope avvistò il 22 settembre una nave malmessa che emergeva da un varco tra due iceberg nel passaggio di Drake, l'estremità più a nord dell'America meridionale. Sembrava che ci fossero 7 uomini sull'attenti sul ponte principale. La goletta, un tipo di imbarcazione a vela, era la Jenny dell'isola di Wight. L'equipaggio, una volta a bordo, si rese conto che gli uomini erano congelati, come se fossero stati colti di sorpresa da una tempesta di ghiaccio. Tutti i corpi sembravano essere in buone condizioni e congelati da poco. Il capitano Brighton, della Hope, che ha scoperto la goletta congelata, salì a bordo per indagare ulteriormente. Sotto coperta vide un uomo che scriveva sul registro della nave con una mano alzata, come se volesse salutare qualcuno. Il capitano si rese subito conto che anche quest'uomo era congelato, proprio come il suo equipaggio. Guardando il registro, vide l'ultima voce scritta: 4 maggio 1823. Niente cibo per 71 giorni. Sono l'unico rimasto in vita. Secondo l'ultima nota lasciata dal capitano, la nave e il suo equipaggio erano morti dal freddo quasi 20 anni prima, sebbene ad un primo sguardo sembrassero ancora vivi. L'imbarcazione Jenny aveva lasciato il suo porto di origine nel 1822, con destinazione a Callao, in Perù. Come se non bastasse, venne trovata anche la moglie del capitano nella sua cabina privata, insieme al loro cane. Il capitano della Jenny, quindi, sedeva nella sua cabina, circondato dalla morte, e utilizzò le ultime forze rimaste per aggiornare il registro, prima di unirsi con sua moglie in un sonno eterno. L'imbarcazione Jenny venne lasciata lì, a navigare come una vera e propria nave fantasma. Nel 1910, l'esploratore britannico Robert Falcon Scott intraprese un'ambiziosa spedizione in Antartide, con l'obiettivo di esplorare terre desolate, condurre studi scientifici e, soprattutto, diventare la prima persona a raggiungere il Polo Sud. La spedizione, però, non andò esattamente come previsto. Un rivale raggiunse il traguardo circa un mese prima della sua squadra. Una volta arrivati, non restò che riconoscere la sconfitta. Sebbene fossero stati battuti sul tempo, la loro missione era comunque completata. Si voltarono e tornarono da dove erano venuti. I 5 uomini attraversarono l'altopiano polare con relativa facilità, ma iniziarono ad avere forti difficoltà nel risalire il ghiacciaio Beardmore. Il gruppo inizia ad accusare sintomi da congelamento, cosa che iniziò ad incidere pesantemente sulla loro salute. Il gruppo iniziò a soffrire di disidratazione e di denutrizione cronica, fattori che rendono difficile anche la cicatrizzazione delle ferite eventualmente procurate. Il loro obiettivo era raggiungere uno dei rifugi segnalati. La distanza media tra un rifugio e l'altro è di circa 100 km. Ma a causa delle varie tempeste, il gruppo non riuscì a percorrerne più di 15 al giorno, abbassando drasticamente le probabilità di sopravvivenza.
Intorno al 17 marzo 1912, Scott aveva perso il conto dei giorni, un altro membro del gruppo, Lawrence Oates, apparentemente lucido, si allontana volontariamente dalla tenda, dicendo agli altri membri: «Vado a fare un giro, potrebbe volerci un po'». Fu trovato morto. Il suo intenzionale sacrificio però non fu sufficiente a salvare i compagni, che si trovarono ad affrontare ogni nuovo giorno con provviste sempre più limitate, riuscendo a compiere un tragitto ogni volta più breve. Poco tempo dopo, tutti i membri del gruppo morirono. Il congelamento, la cancrena e la fame li portarono allo stremo, uno per uno. Il 29 marzo 1912 Scott scrisse la sua ultima annotazione del diario. «Ogni giorno potremmo partire per il rifugio a 18 km di cammino, ma fuori dalla tenda infuria la tempesta. Non credo sia possibile sperare in un miglioramento della situazione. Combatteremo fino all'ultimo, ma ovviamente siamo sempre più deboli e la fine non può essere lontana. È un peccato, ma non penso di poter scrivere di più. Per l'amore di Dio, prendetevi cura delle nostre famiglie». Sir Edmund Hillary era un alpinista ed esploratore neozelandese che scalò l'Everest con Norgay Tenzing. Nel maggio 1953 divennero le prime persone conosciute a raggiungere la vetta. Hillary e Tenzing, i primi uomini a raggiungere la vetta dell'Everest, conquistarono una notorietà immune alle lancette del tempo. Alla ricerca di avventure ancora più estreme, Hillary raggiunse l'Antartide 5 anni dopo la conquista dell'Everest e si ritrovò nella capanna abbandonata dell'esploratore Sir Ernest Shackleton. Shackleton morì nel 1922, ma nonostante ciò, una volta entrato nella capanna, Hillary affermò di aver visto il fantasma di Shackleton. «Non sono una persona che tende a notare molto le cose, ma quando ho aperto la porta ho visto distintamente Shackleton camminare verso di me e darmi il benvenuto nel suo rifugio».